Oggi giornata speciale, sto aspettando che arrivi Andrea. Dovevamo incontrarci direttamente a Livigno, ma alla fine non mi volevo portare tutti questi pacchi che mi sono arrivati recentemente. Gli ho fatto un bellissimo regalo, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni. Invece parleremo oggi di questa scatola e non vedo l'ora che arrivi, perché è una delle scarpe più innovative. Se avete già visto la miniatura sapete di cosa si sta parlando. Ad ogni modo, spero che arrivi presto e comunque cercheremo di correre assieme, sperando che si vada abbastanza lentamente. So che si è allenato molto intensamente nei giorni scorsi, vediamo che cosa ci racconta tra due secondi qui sul canale. Sta caldissimo qua. Così, caro Andrea, lo so che tu stavi qualche secondo fa cercando di capire di che scatola e di chi marchio stiamo parlando. In realtà si potrebbe abbastanza facilmente capire, ma adesso te lo lancio e ovviamente le regole del gioco sono sempre quelle. Devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Sei pronto? Aia! Intanto è una scarpa. È una scarpa, una scarpa. Allora, a dir vero, prima non stavo guardando, perché facilmente intuibile la scarpa da qua mi sembra un po' difficile. Però ti dico, stavo cercando il punto per aprirlo e l'avevo trovato in qua, perché mi lascio le mie chiavi della macchina per aprire i pacchi. Ma non dovevamo trovarci a Livigno, no? Perché comunque mi sembrava che ci eravamo messi d'accordo così. Ma la verità è che ci ritroveremo lo stesso a Livigno tra qualche giorno, tra pochi giorni. Oggi ho fatto una scappata a Milano, direi apposta per te, ma è una bugia. No, vabbè, mi accontento. Poi comunque abbiamo pubblicato, rimesso il video di come correre 10 km in 40 minuti e abbiamo messo la tua foto di Livigno, quindi devi essere orgoglioso e contento. Hai visto, però non avevo corso 10 km in 40 minuti quel giorno, sai? Ma no, mi sa che ne avevi fatti anche 20, però non ne ho fatti 18 a 3,19 mi sembra. Beh, quindi bravo, con questa scarpa secondo me potresti correre velocemente e sicuramente ti filmerò anche a Livigno, però vediamo se riusciamo a metterci d'accordo. Avevo fatto 12 km in 40 minuti a fare i calcoli. Oh Gesù! Max, non ce la faccio. La prossima volta mi devi dare un coltello o qualcosa. No, il coltello non è contemplato nel regolamento. In realtà mi hanno detto e suggerito di metterti delle bende, però non lo faccio perché giustamente se no ti tagli. Beh, con le chiavi della macchina no, però per di più l'avevo aperto dalla parte sbagliata. Quindi adesso devo cominciare a non vedere più la scatola, giusto? Vabbè, il colore lo puoi vedere, No, della scatola? Certo. Stai già capendo come si apre questa scatola, quindi sì, potrei... è vero. Il colore della scarpa è ignorante. Allora, mi sembra un bel arancione. Sono delle scarpe, ti do un suggerimento, che sono uscite sul mercato italiano da qualche giorno, non da molti. Io ti direi, ma più che altro perché l'aspettavo, che la Rincon 3, ti dirò, mi sembra diversa la mescola rispetto al solito e un pochino forse diversa la, come si dice, il battistrada, però non ti saprei dire, cioè nel senso credo che sia lei perché è abbastanza leggerina, la Clifton 8 l'abbiamo appena testata, quindi mancava lei che era appena uscita, la Mach 5 non è uscita eccetera eccetera. Ho visto che c'era una scarpa da trail abbastanza veloce appena uscita, ma Ti do un consiglio, prova a toccare il tallone e dimmi cosa ne pensi. Che alla gente piace tanto che io tocco il tallone, no? Sì, no, hanno cambiato la linguettina per... Va bene, sì, è la Rincon 3, quanto pesa? Wow, che figata. C'è scritto qua 215, ti avrei detto un attimino di più, almeno 240 a tenerla in mano così. Quindi ormai mi imbrogli, non riesco più a...
No, avrei detto 240, quindi avrei sbagliato di un 25 grammi. Ti dico che la... Boh, bisogna provarla, perché la, l'intersuola mi sembra un pochino diversa rispetto al solito. Il battistrada no, mi sembra che sia rimasto il solito. La scarpa è del colore più figo della terra. Sembrerebbe, poi non sono così sicuro, sembrerebbe che abbiano migliorato la durata del battistrada e comunque senza aumentarne il peso. Ci lascio il dubbio, perché bisogna provarla. Hanno lasciato sempre questa zona qua un po' svuotata di gomma, di battistrada duro. Vediamo, perché era il suo grande tallone d'Achille. E ho visto che gli hanno cambiato un attimino qua dietro il culettino, la parte del tallone. Anche questo l'hanno cambiato, forse questo l'avrei lasciato uguale a quello di prima, così mi sembra un po' rompevole. E a memoria mi sembra che abbiano cambiato anche un po' la linguetta qua davanti. Ahimè, ho detto, porto la mia Rincon 2 da Max oggi per fare il lento e non l'ho portata e ho fatto malissimo. E amen, vabbè. Va bene, la puoi provare. Comunque in settimana in pista sicuramente facciamo dei test. Questo video lo pubblichiamo subito, ma provala adesso e poi facci due corsette e dimmi cosa ne pensi. Sono tutto scassato dalle corse che ho fatto a Bormio. Come mai? Corri troppo? Corro troppo, sto facendo un sacco di chilometri. Bella calzata. Che numero è questo? 27, quindi è il tuo numero. Sai che è strano, perché mi sta bene anche a me. Ma tu sei innamorato di quella scarpa, quindi ti sta bene per definizione. Sì, allora sono un po' in punta, però veste bene. Aspetta che la lascio un attimino. Veste un attimino più abbondante della Rincon 2, però forse per dare lo stesso numero, perché alla fine dopo al massimo la stringi un attimino di più e sul collo del piede rimane comunque bella, bella salda. Quindi credo che abbiano migliorato un attimino la vestibilità, la larghezza in avampiede. Tipo il mio amico Max, non Milani ma il Melegari, che non le ha più usate perché erano troppo strette, forse potrebbe ritornare a provarle anche lui. Quindi secondo te si sono allargate in avampiede? Si sono allargate un pochino in avampiede, sicuramente sì, perché questo è il mezzo numero più piccolo del mio e mi sta comodo e non mi fascia tanto, quindi immagino il mio numero come si possa essere ancora più comodo. Ma io direi, fatti una corsetta in giardino, poi dopo ci dai le tue prime impressioni e poi se vuoi possiamo anche correre i famosi 10-12 km. So che la temperatura rispetto a Livigno è assolutamente diversa, però comunque se la vuoi provare o oggi oppure martedì in pista. Assolutamente la potrei provare se faccio il medio martedì in pista e sicuramente la proveremo sul lento, perché questa qua è la scarpa, ormai è forse rimasta la scarpa per eccellenza per fare tutto. Tutto è bene, quindi dal lento ai lavori, ovviamente per persone relativamente leggere. Va bene, dai, allora provala velocemente e poi ci vediamo dopo e ci racconti cosa ne pensi. Andrea, direi che dopo averle testate per qualche minuto, mi sembrano comunque delle belle bestie, cosa ne pensi, le tue prime impressioni di questa Rincon 3? Allora, prima cosa in assoluto, intanto sto facendo il post delle storie su Instagram della scarpa, quindi se mi puoi evitare di dar fastidio, no, scherzo. Allora, ti dico, la scarpa è da prendere lo stesso numero, quindi assolutamente io adesso sto provando il mezzo numero più piccolo, non mi dà grossissimi problemi, mi sta giusta, forse per far pista perfetta, per tutti i giorni sicuramente è meglio lo stesso numero, quindi andate via, fidatevi di me in questo caso e prendete stesso numero solito e non ve ne pentirete. Per il resto via la storia, andata. Cosa ne pensi dell'intersuola? Abbiamo visto dei commenti e ovviamente l'abbiamo provate per qualche minuto soltanto qua nel giardino e quindi è solo una prima impressione, ma cosa ne dici? Sono molto dubbioso, ma cioè nel senso per quello che sto pensando, perché a vederla l'intersuola mi sembra identica a quella della Rincon 1 e 2. A provarla ti dirò, al tatto mi sembrava più pesante, al piede mi è sembrata più leggera e mi è sembrata sicuramente un po' più compatta, non so come spiegartelo, ma quasi che il piede non cedeva, cioè aveva, non lo so, tutta piena, diciamo, quindi non ti faceva
sfondare l'intersuola al piede, è una sensazione un po' strana, comunque ti sosteneva un pochino di più tutta la pianta del piede, e poi per quel poco che ho corso mi è sembrata comunque un po' più duretta e quindi credo anche un pochino più reattiva, rimanendo comunque straprotettiva, perché vabbè, questa zeppa di 10 cm è comunque protettiva. Si sente il solito scalino sia di qua che di qua, quindi parte esterna e parte interna, che a me non ha mai dato problemi, a qualcuno ha dato problemi forse sulla 1, credo che non sarà un problema, si spera che non sarà un problema, questo comunque lo vedremo tra un mese e mezzo alla recensione completa, quando l'abbiamo testato un pochino di più. No, la recensione completa la facciamo entro un mese, a Livigno ti devi impegnare, ti devi sfondare di chilometri, cosa che farò comunque anch'io, e quindi ovviamente sapendo anche che adesso ho i nuovi sensori RunScribe Red, la versione Red, che quindi ci consentono di avere ulteriori dati. Fai te con la dei dati, perché io so che sono abbastanza talebano. Se posso dirti la mia prima impressione dopo averla messa al piede, che non è la stessa che tenerla in mano, davvero così mi ha fregato, e mi sembra più leggera, più dura e più confortevole rispetto alla Rincon 2. Quindi non so se dirti, no, sicuramente il comfort è... Qualcuno ci aveva detto che il comfort era solamente per la casa, ma ce ne frega niente. Sicuramente più comoda rispetto alla Rincon 2. Soprattutto in avampiede. Soprattutto in avampiede. Secondo me hanno peggiorato questo pezzettino qua, ma che io non ho mai usato, quindi credo che sia poco un problema. Per i triatleti credo che vada bene lo stesso, se lo faranno andare bene lo stesso. Il duro nell'intersuola secondo me non è un grosso problema, ma anzi potrebbe essere un vantaggio per la reattività su una scarpa già super reattiva. Potrebbe essere uno svantaggio per le corse lente, magari, perché essendo così dura per qualcuno non sarà più comoda e rilassante. Vedremo se poi si smolla dopo gli 80-90 km come capita ad altre scarpe. Il battistrada, a vederlo così, non ho la Rincon 2 sotto mano, mi sembra identico all'altro, magari hanno indurito un pochino di più la mescola, però davvero io rimango sempre dubbioso per questa parte qua, che sono sicuro che si piallerà, in men che non si dica, soprattutto su di me, perché ho visto il consumo è altissimo per tutti, ma per me è scandaloso, perché davvero le piallo via di mezzo centimetro nel giro di 200 km. Vabbè, comunque i 100 km secondo me già venerdì le riusciremo a fare. Credo che comunque possiamo anche fare la recensione in pista venerdì a Livigno, dipende un po' da dove sarai tu. No, venerdì a Livigno ti ho già detto che non ci sono, sarà martedì a Livigno, possiamo andare. Martedì è un po' presto, ma martedì comunque la potrei Facciamo testare. Degli altri test in pista. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e ci vediamo a Livigno. Ciao! Ciao a Livigno! Anzi, chi c'è? Anche io sono a Bormio da domenica.